una delle festività più popolari è alle porte. Siete curiosi di sapere le origini della festività di Halloween? Siete curiosi di approfondirla? E allora rimanete in questo video perché Kronos e Viserion ve ne parleranno. Secondo la leggenda, gli spiriti erranti di chi è morto durante l'anno tornano indietro la notte del 31 ottobre, in cerca di un corpo da possedere per l'anno successivo. I Celti credevano che in questa magica notte tutte le leggi fisiche che regolano lo spazio e il tempo venissero sospese, rendendo possibile la fusione del mondo reale a quello dell'aldilà. Per non essere posseduti, i contadini dei villaggi rendevano le loro case fredde ed indesiderabili, spegnendo i fuochi nei camini e rendendo i loro corpi orribili, mascherandosi da mostri, gironzolando tra le case per far scappare di paura tutti gli spiriti che incontravano per non farsi riconoscere. I Romani fecero loro le pratiche celtiche, ma con l'andare del tempo svanì la paura di essere posseduti dagli spiriti e rimase solo la tradizione di travestirsi. La parola Halloween ha lontana origine anglosassone. Si fa risalire alla tradizione della Chiesa Cattolica e deriva probabilmente da una contrazione della frase All Hallows Eve, ovvero la notte di ogni santi festeggiata il 31 ottobre. Dolcetto scherzetto, la tradizione di trick or treat pare non abbia origine dai Celti, bensì da una pratica europea del IX secolo d.C., chiamata in inglese souling, che in italiano si può tradurre con elemosinare l'anima. Novembre, i primi cristiani vagavano di villaggio in villaggio elemosinando per un po' di pane di anima, dolce fatto di forma quadrata con l'uva passa. Più dolci ricevevano, più preghiere promettevano per i parenti defunti e donatori. A quel tempo si credeva che i morti rimanessero nel limbo per un certo periodo di tempo dopo la loro morte e che le preghiere, anche fatte da persone estranee, potessero aiutare a rendere più veloce il passaggio da questo posto al paradiso. Molto popolare è la leggenda di Jack O'Lantern, che deriva probabilmente dal folklore irlandese. Narra la leggenda di un uomo di nome Jack, noto baro e malfattore, che ingannò Satana sfidandolo nella notte di ogni santi a scalare un albero sulla cui corteccia incise una croce intrappolandolo tra i rami. Jack fece un patto col diavolo. Se questi non l'avesse più indotto in tentazione, lo avrebbe fatto scendere dall'albero. Alla morte di Jack continua la sua leggenda. Gli venne infatti impedito di entrare in paradiso a causa della sua cattiva condotta in vita, ma gli venne anche vietato l'ingresso all'inferno perché aveva ingannato il diavolo. Allora Satana gli porse un piccolo tizzone d'inferno per illuminare la via nella tremenda tenebra che lo attorniava. Per far durare più a lungo la fiamma, Jack scavò un grosso cavolo rapa e ve la pose all'interno. E adesso qualche piccola curiosità su Halloween. Gli irlandesi usavano in origine i cavoli rapa, ma quando nel 1840 arrivarono negli Stati Uniti, scoprirono che le rape americane erano più piccole, ma anche che le zucche erano più grosse e più facili da scavare dei cavoli rapa. Ecco perché, a tutt'oggi, Jack O'Lantern è una zucca intagliata al cui interno è posata una lanterna. In Scozia, le persone ponevano delle pietre nel focolare prima di ritirarsi per la notte. Si credeva che chi avrebbe trovato le proprie pietre smosse durante la notte sarebbe morto durante l'anno. Se avete voglia di spararvi una puntata dopo l'altra, una serie TV, ecco i nostri consigli. American Horror Story, serie che comprende stagioni autoconclusive e che col tempo si sta confermando essere la miglior serie horror dei giorni nostri. Penny Dreadful, che presenta atmosfere dark e personaggi leggendari come Dorian Gray e il Dr. Frankenstein, nel cast la brava e affascinante Eva Green. Tratta dal racconto della leggenda di Sleepy Hollow, la serie vede la poliziotta Abby Mills e Ichabod Crane, ex soldato del generale Washington, risvegliatosi dopo 250 anni, affrontare diversi fenomeni paranormali ai quali ha dato inizio l'arrivo del Cavaliere Senza Testa. The Walking Dead, acclamata serie che si contraddistingue per la presenza degli zombie. Per quanto riguarda le serie animate, io vi consiglio di spostarvi verso l'animazione giapponese se cercate qualcosa di veramente horror. Alcuni anime che vi consiglio sono Another, Corpose Party, Berserk che è uscito da poco, High School of the Dead, la serie Gurashi soprattutto e Blood. Per quanto riguarda le serie animate non giapponesi, io vi consiglio Leone e Cane Fifone, un cartone veramente divertente in cui troveremo il povero leone ad affrontare i mostri più terribili per salvare la sua Marie, e Scooby-Doo, dove è possibile trovare tantissimi mostri classici, e Spawn, che non è veramente horror, ma
comunque a tinte molto dark. Se volete passare una tenebrosa e terrificante notte con gli amici, ecco alcuni film che possono soddisfare questo vostro desiderio. Il regista Tim Burton ha sempre diretto film caratterizzati da personaggi e atmosfere tetre. Della sua filmografia vi consiglio inevitabilmente Nightmare Before Christmas, che, oltre a presentare la festività che a noi interessa, presenta forse il personaggio per eccellenza di Halloween, Jack-O-Lantern. Poi Frankenweenie, sempre realizzato con la stessa tecnica, lo stop motion, che comprende diversi riferimenti a leggende come il mostro di Frankenstein. Poi vabbè, va citata la sposa cadavere, ma per quanto riguarda invece i film live action di Burton, vi cito Edward Mani di Forbice. Poi Halloween è anche il nome di un film che vede un serial killer commettere omicidi proprio durante la festività autunnale. Con questo anche tanti horror come la saga di Nightmare, Venerdì 13, Chucky o quelli che presentano entità paranormali o persone possedute che ultimamente vanno molto in voga, film come Insidious e The Conjuring. Ma io vi consiglio dei film in particolare e ve li consiglio proprio perché tra quest'anno e il prossimo usciranno i rifacimenti o i seguiti. Infatti vi sto parlando di Beetlejuice, nel quale ci sarà un seguito l'anno prossimo, e Saw e The Ring. The Ring uscirà praticamente immediatamente, infatti nel mese di novembre uscirà Rings. L'horror è un genere che ha avuto tantissime parodie, tra le più famose la saga di Scary Movie e Frankenstein Junior. Se volete farvi qualche risata vi consiglio La Casa dei Fantasmi con Eddie Murphy. Se avete voglia di approfondire due dei personaggi più rappresentati dalla gente durante questa festività, due perle vi cito, il Dracula di Bram Stoker e il Frankenstein di Mary Shelley, film che presentano attoroni come Gary Oldman e Robert De Niro. Per quanto riguarda i videogiochi c'è davvero tantissima roba di cui parlare, così tanta che per me è impossibile citarli tutti. Quindi dirò quelli che secondo me sono i più spaventosi e quelli che più si basano sulla festività di Halloween in generale. I più spaventosi secondo me sono System Shock 2, Silent Hill il primo, Siren Blood Course, Amnesia The Dark Ascent, Project Zero 2, Dead Space, Condemned, Alien Isolation, Until Dawn, gioco basato sui classici film a sfondo teenager dove ritroveremo un gruppo di ragazzi che dovranno sopravvivere a quello che è un letale assassino, dove è possibile fare delle scelte per permettere ai vari personaggi di sopravvivere o morire. Fear e Alone in the Dark. Da Kronos e Viserion. È tutto. Fateci sapere nei commenti come avete intenzione di trascorrere il periodo di Halloween. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo a un nostro prossimo video. Alla prossima!